Guardate tutti, stanno arrivando le rondini, segno della primavera. E quando le vedo mi ricordo dell'anno passato, una coppia di rondini sotto l'arco della piazza, nello stesso nido. E da uova nascono i loro piccoli, come quelle rondini innamorate, anche la primavera è tornata. La primavera. Il cielo cambia di colore. L'aria si prepara a una nuova stagione. Le mie emozioni si compongono e ricompongono come piccole nuvole portate dal vento in libertà. Nei miei occhi si spengono e danzano, illuminandomi il volto. I crocchi fanno capolino. Gli alberi si scuotono e dopo un lungo torpore si risvegliano tutte le sorgenti di vita. Una bianca sposa con il bouquet di fiori si avvia leggiadra verso il rosso altare della primavera. Un fruscio di parole, lentamente cullate in concerto, volano nell'azzurro del cielo, nel verde di un prato. Dolci profumi nell'aria. Acacia, gelsomini, pitosfori, voli di farfalle, ronzio di api sui fiori delicati della salvia e del rosmarino, allegri cinguettii e pigolii, inni al risveglio della natura, palpita la vita. Allora, è importante fare delle domande che riguardano la primavera. Ci sono alcune feste religiose che parlano della primavera? Sì, c'è una festa che è collegata proprio con la primavera, che è la Pasqua. Infatti la Pasqua, sia per il mondo ebraico sia per il mondo cristiano, è collegata al plenilunio di primavera. E quindi si celebra questa festa proprio quando inizia la pienezza della primavera. E la primavera con la Pasqua è proprio collegata intimamente, perché nella primavera c'è lo sboccio della vita, dei fiori e di tutto un mondo della natura, no? E così per noi cristiani, ecco, la Pasqua è la vita che viene da Cristo, che vince la morte e ritorna in vita. Quindi c'è questo proprio intimo collegamento tra la primavera e la festa della Pasqua. Thank you.
No, voglio spiegare che siamo in località Farciche del comune Castellina Marittima, è un'azienda di proprietà della fattoria Centurioni. Si chiama come responsabile Giuseppe Masuri, che a lui farò ora tre o quattro domande inerenti al discorso della primavera. Allora Giuseppe, cosa ti ha portato a fare l'agricoltura? Sì, prima cosa io voglio puntualizzare, come ti avevo detto prima, sì. Io sono operaio specializzato super, sono uomo di fiducia, ma non sono responsabile, qua è bene chiarire la posizione. Sì, no, ho portato a fare l'agricoltore, io sono nato in una famiglia di allevatori agricoltori, poi insomma, cresci nell'ambiente, ti appassioni e è diventato un lavoro. Sono 30 anni che lo faccio. Bene, un'altra domanda inerente proprio al discorso agricolo. Perché ogni anno si potano gli ulivi? Sì, allora, diciamo che la potatura fino a se stessa non è una necessità vera e propria dell'olivo come pianta, è più, diciamo, una necessità che viene quando se ne fa una coltivazione. Cosa sono, Sibilla, questi? Queste praticamente sono le cime della pianta Vitalva, che cresce spontanea qui a Castellina. Ma infatti sì, c'è la Vitalva, infatti. E cosa ci fai? E ci faccio la frittata di Vitalbini. Ma sì, perché prima veniva fatta quando non c'erano grandi cose, veniva come gli asparagi e così anche le cime di certe piante, tipo la Vitalva. Sentirà, e con questa a Castellino ci si faceva la frittata di cime. Ma io non l'avevo mai sentita questa cosa. Ma sì. Ce la fanno anche ora? No? No, ormai queste cose si sono perse, Petra. Sei proprio te che sei appassionata di cucina. Sì, 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 la cucina del recupero. È bene sempre cercare di utilizzare prodotti naturali, prodotti che ci dà la natura e quindi vanno valorizzate certe cose. Certo. Che tipo, che sapore ha? Ma sai, come tutti assomigliare, ora io non penso che non ci abbia un corrispondente, non saprei dirti, però comunque sempre un sapore, sai, come gli asparagi, una cosa... Che anche quelle sono di ora, no? Le asparagi. Sì, gli asparagi appunto sono tutti prodotti primaverili, ora questa qui sarebbe già un pochino troppo tardi, perché va presa quando proprio bella strinta, proprio appena germoglia le puntine belle chiuse, capito? Ora già sfiorita. Capito. Poi ci si fa una base di cipolla, meglio sarebbe l'aglietto o la cipolla selvatica, che anche quella si trova, certamente. Tutta roba naturale, tutta roba che cresce naturale, spontanea. Che cresce spontanea. A primavera è così, si cambia gli alimenti, si usano tutte le cose di stagione. Ogni stagione bisognerebbe usare gli alimenti di stagione per mangiare. Sì, sì. Non è che sarebbe giusto. Niente, allora ti faccio vedere che praticamente per fare perciò pratica, questa qui è una ricetta antica, è una ricetta insomma, castellinese proprio. Sì, è una ricetta castellinese fatta di questi tempi a primavera, perché poi ci sono dei tanti piatti ma sono tipicamente invernali. I chionzi, magari sai cosa ci potrebbe essere ora come piatti primaverili? Le chiocciole in questi tempi, la zuppa di chiocciole. Quando però, primavera piove parecchio. Sì, è ora che fa altro che piovere, magari... Sì. O qui però quale chiocciole sono? Quelle piccoline? Le marinelle. Ecco, quelle piccoline poi rigate. Solo quelle piccoline rigate, sì. E qui ci si fa il cacciucco di chiocciole sarebbe. Più il cacciucco di chiocciole. Con cosa viene fatto? Con l'aglio, il prezzemolo, poi ci si mette la conserva, un pochino di pimenta, fare un po' piccantini. Ma c'era anche un'erba aromatica particolare? La nepetella, la nepetella è la base, quel profumo tipico, sì, me lo ricordo. Sì, sì. Quella si usa anche sia per i funghi, spontanea. Certo, te la faccio vedere. Sia per i funghi, sia per le chiocciole. E niente, e ora quando sei un pochino imbiondita la cipolla,
insieme a questi vitellini. Ai vitellini, sì. Lo fai un po' cuocere. Sì, se mi anticipo. Sì, fa un pochino appassire. Sì. Che fanno presto, praticamente è una roba veloce. Certo, sì, sì. Velocissimo. Ascolta, un pochino di pepe, un pochino di sale, le uova, sbattute. Semplice, sì. Senza farina, no. No, 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 semplicemente così, uova, farina, semplice, semplice, sale, prodotti naturali. Sì. Ti bella, faccio vedere un attimo la nepetella, perché tanto ce l'ho qui, torno subito. Secondo le tue esigenze oppure come piace a te? No, ogni fiore è al suo posto, perché per esempio le piante grasse le metto in un posto più assolato dove c'è più sole, altre per esempio come le ortensie vogliono la mezz'ombra, io le metto secondo le loro esigenze, non secondo le mie, anche per le annaffiature ci sono quelle che vanno annaffiate di più, quelle meno. E quindi non secondo loro, non secondo me. E secondo la tua esperienza, pensi che i fiori e le piante possono insegnarci qualcosa? La generosità soprattutto. Perché? Cioè perché loro ti offrono parte la bellezza del paesaggio, abbelliscono il paesaggio, offrono l'ombra, frescura, riparo e coso per gli uccellini, ma sono generose le piante prima di tutto perché sono esseri viventi, ti danno tutto quello che possono, incondizionatamente, ti danno, te pensa all'ossigeno, se noi siamo vivi è perché esistono le piante sono esseri viventi come noi, però loro senza di noi esistono, noi senza di loro non potremmo esistere, perché soltanto la trasformazione dell'anidride carbonica in ossigeno, quello che respiriamo tutti i giorni, dove non ci sono le piante c'è il deserto, cioè, quindi sono la generosità soprattutto apprezzo nelle piante. E questo che bisognerebbe anche noi contraccambiarle, come loro fanno, noi con loro, contraccambiare questa generosità proprio nel, come si può dire, nel, nel portare loro rispetto, nel curarle, nel, ecco, così. Thank you.
primavera con la sua magica bacchetta dirige la nascita della natura. Un do e fiorisce un gradiolo, un re e sboccia una rosa, un mi e appare un tulipano, un fa ed ecco sbocciare la gardenia, un sol ed ecco un maestoso girasole, un la e sbuca la margherita, un si ed ecco una timida violetta e in un crescendo meraviglioso ecco sbocciare la natura tutta. Un'altra domanda che vorrei farti è se ami la primavera come stagione, cosa avverti di nuovo e di diverso nella primavera rispetto all'inverno, per esempio? Amarla si amano un po' tutte le stagioni, ognuna stagione ha le sue caratteristiche che, per le quali si fa apprezzare o disprezzare, come può essere la primavera, ma anche le altre stagioni, sì. E cosa avverto? Di solito chi fa un lavoro come può essere l'agricoltore che è sempre fuori, comunque sia percepisce proprio sulla pelle, al tatto, alla vista, i cambiamenti che portano le stagioni, cioè, variazioni della luce. La primavera ha questa sensazione, praticamente si rivede tutto, la ripresa vegetativa, aumentano le ore di luce, il calore sì, ha una piacevolezza, diciamo che è la porta dell'estate, mettiamola così. Ma io piatti di una volta, sì. Io più che altro, Fedra, adotto la politica del recupero, nel senso che a me piace non buttare via niente. E quindi i piatti del recupero, nel senso che io ogni volta che cucino qualsiasi cosa, sì, quello che avanza lo recupero. Ci faccio ci faccio le verdure ripiene che diversi tempi, fra zucchini, pomodori, o le patate. In vari modi, recupero tutto, il pane, tutto quello che c'è. Che cosa ci fai con il pane? Il pane intanto appunto per il ripieno, oppure delle polpettine di pane. Basta aggiungerci un pochino d'uovo, un po' di formaggio e un pochino di erbette miste. Solo con il pane raffermo. Col pane raffermo. E come lo prepari? Bagnato, strizzato, bagnato anche con semplicemente acqua. Anche acqua. Lo strizzi bene. E poi ci aggiungi le uova, molto formaggio, un pochino di erbette miste, ci puoi mettere il prezzemolo, ci puoi mettere il basilico, ci puoi mettere un pochino di timo, quello che ti pare. Pensate. E poi fai una base di cipolla, come ho fatto ora con l'olio, ci metti il pomodoro e quando hai fatto le polpettine... Viene un buon saporino perché... Sì, le metti nel pomodoro. Ma prima le friggi, no? No, anche così. Subito, le fai... E rimangano belle compatte, sì? Ti bagni le mani con la farina che non attaccano, sì, che non attaccano. E recuperi tutto, puoi recuperare tutto, qualsiasi cosa, anche la pasta, se avanza la pasta. Le famose frittate di maccheroni, che non è la nostra tradizione, però sempre frittate si possono fare, cioè si fanno anche qui, non si chiamano frittate di maccheroni, ma si chiamano frittate di pasta. Ecco. Vedi? Là. Hai visto? È veramente la cucina povera. È la cucina povera. Sì, cioè. La liturgia della Pasqua ha a che fare con la primavera dell'uomo? Sì, senz'altro. Perché? Perché come la primavera è un rigurgito di vita, così la Pasqua è la vita del Cristo e la vita degli uomini. Come dice San Paolo, noi siamo morti con Cristo e siamo risorti con Lui. E quindi la primavera, questo sboccio di fiori, questo sboccio di vita, è collegato proprio con l'uomo che deve rinascere, riprendere una vita nuova in Cristo che è risorto. Come ultima domanda vorrei dirti, cosa consigli e quale cose consigli daresti ai giovani che si avvicinano all'agricoltura? Che consigli darei ai giovani che si avvicinano all'agricoltura? Innanzitutto, come questo vale, penso, sicuramente per tutte le cose, farsi condizionare, diciamo così, da una grande passione, perché è un lavoro che in certi momenti, insomma, ti mette alla prova e insomma la passione è un ottimo aiuto per andare avanti. Poi dal punto di vista, io parlo di,
come dipendente, allora è un lavoro che dà soddisfazioni anche per chi lavora come dipendente, perché comunque sia è un lavoro dove si vede, dove si tocca quello che si costruisce, voglio dire, si vede proprio il progresso di quello che fai, si vede quando semini, segui le cose, segui le cose dalla A alla Z, insomma ogni passo ha la sua importanza e alla fine può essere una soddisfazione in tutte le maniere. Chi lo vuole fare come imprenditore, io do il consiglio per quello che posso, e il consiglio fondamentale secondo me è guardare i tempi che siamo e pensare anche che esistono nuovi metodi, nuovi modi di fare agricoltura e non fermarsi magari a sistemi già collaudati che comunque sia hanno la loro importanza perché è nato tutto da lì, però qualcosa si può migliorare e secondo me chi guarda avanti oggi, nonostante si pensi si leghi l'agricoltura a un concetto di qualcosa di antico, non è più così, ecco, sta diventando una vera e propria scienza l'agricoltura, cioè oggi per fare agricoltore ci vuole l'agronomo, non è così semplice, ecco. Comunque il consiglio secondo me è guardare, non fermarsi a quello, cioè cercare sempre di innovarsi, ecco, come in tutte le cose, insomma. Bello, bello davvero. È la cucina povera. Beh, ti sei imparato tutto da Chiesa, no? Ma, sì, in casa, che mio babbo che aveva ristorante e poi proprio sì, una tradizione di casa, di famiglia, che non si butta via nulla, ti ho detto il pane, da fare le zuppe col pane raffermo. Già, la zuppa per esempio, la zuppa di toscana. Castellina, dove, in che periodo? Si fa da ora praticamente, ma perché le verdure belle fresche. Ci sono le verdure fresche, quindi si fa tutto l'anno, però ora è chiaro si differenzia le verdure da quello che appunto la, io la zuppa la faccio con quello che c'è, perciò non è mai la uguale. Base è sempre la cipolla, perché quella ci vuole, e tanti fagioli lessi naturalmente, cannellini freschi, sì. E poi ci si mette tutte le altre verdure che ci sono, generalmente ci si mette lo zucchino, ci si mette la carota, ci si mette le patate, ci si mette un po' di tutto. E poi ogni stagione la verdura che offre, insomma. Sì, certo, sì. Te sei proprio un'appassionata anche, perché si vede da come ti muovi. Ci sono nata ma ti piace anche? Mi piace, sì. Mi piace. È diventato il mio lavoro, ma è anche una passione, insomma, cerco, ti ripeto. Beh, trasformato il lavoro, però è sì, la tua ci sono nata, ci sono ritrovata, perché io sono nata in un ristorante, si può dire, ecco. Però il tuo ambiente poi, naturale, dai. Sì, il mio ambiente naturale ormai fa parte della mia vita, e continuo e cerco di metterci del mio, nel senso certo, che... Certo. Quando c'è la voglia, la passione, insomma le cose non ti pesano, fai volentieri. Ecco, appunto, sì, si vede sì, che c'è passione, sì. Perché sai, cucinare si ma cucina. Ma infatti anche tutti, al lavoro, quando i bimbi mangiano, io sono contenta, nel senso che certo sono lavori che non è che puoi spaziare, lì sei costretto già, a fare, certo, a stare in certe linee. Da seguire quel menù, perciò però quando ci metti un po' del tuo ce lo metti, quando i bimbi apprezzano... nei secoli, ed è un momento bello
Perché? Perché il sacerdote in qualche modo si incontra con quelle che sono le persone della parrocchia, e ogni anno noi vediamo come ci sono famiglie nuove, ci sono situazioni diverse, quindi è un momento di conoscenza importante e fondamentale. È una fatica, perché andare in tutte le abitazioni che normalmente accettano e accolgono il sacerdote non è semplice, anche dal lato fisico, soprattutto quando uno comincia ad avere una certa età, però è importante perché è una conoscenza del paese, della parrocchia, delle persone che vivono intorno alla parrocchia. Ci sono frasi o brani del Vangelo sulla primavera? Gesù va nella sinagoga, va nel Tempio per celebrare la Pasqua, e anche l'ultima cena che lui stabilisce con gli apostoli la fa proprio per ricordare l'evento pasquale. Quindi è collegato, anche se non chiaramente, esplicitamente, sempre al mistero della Pasqua, quindi come festa di primavera, come festa di rinascita, come festa di rinnovamento interiore. Questa era per il mondo ebraico, e Gesù la riprende proprio per far rivivere agli apostoli nell'ultima cena questo mistero. Ecco, un aneddoto mi ricordo: questa scuola, la maestra, un ragazzino gli disse: io cosa volete fare da grande? Dice: io voglio fare il contadino, perché lavoro quando mi pare, perché magari vedeva gli agricoltori che si fermavano qualche ora al pomeriggio, magari invece lavoravano dopo, perché e poi non è così. E invece la maestra, si vede che conosceva il fatto suo, disse: no, guarda, è sbagliato, l'agricoltore è l'unico lavoro che lavora quando pare quando pare al cielo. Se c'è un po' di tempo devo fare un'altra io. Vai! In un mondo come quello di oggi, dove l'inquinamento è predominante un po' da tutte le parti, come ti senti te nei confronti anche dei concimi che dai nel tuo ramo, sia sì, all'olivio, sia nelle vigne, o sia sì, da un'altra parte? Allora, io devo dire una cosa. Allora, questa azienda qui, pur facendo l'agricoltura convenzionale, che è quella che si usano prodotti fitosanitari, ha da sempre, sia nel nostro tecnico che ci segue, il nostro agronomo, che nella linea che vuole seguire la proprietà, diciamo, un'attenzione particolare a questa cosa, pur facendo, come dicevo prima, l'agricoltura convenzionale. È innegabile che l'agricoltura ha un impatto serio sull'ambiente, un impatto serio perché oggi le nuove coltivazioni, le nuove produzioni anche hanno la richiesta proprio di cure particolari, e servono prodotti fitosanitari. È indubbio che l'agricoltura ha un impatto molto forte. Bisogna aver paura di quello che si fa, perché in primis l'operatore che fa il trattamento fitosanitario si espone a dei rischi innegabili, e poi come seconda cosa, come prima cosa, insieme a quest'altra, a quella che ho detto ora, insomma, si fa qualcosa che poi si mette in tavola, e un'attenzione deve diventare maniacale, deve diventare qualcosa di veramente coscienzioso. Cioè, bisogna andare ecco, questa è una parte che si può ricollegare al discorso di prima, di quando dicevo che bisogna guardare avanti. Cioè, l'agricoltura si è sempre appoggiata alle esperienze, fino a qualche anno fa, a esperienze magari consolidate nei secoli. Oggi, alle tradizioni. Alle tradizioni e tutto il resto. Ma oggi, essendo diversa l'agricoltura, bisogna stare molto attenti anche al discorso di cosa si mette in tavola. Prima c'erano meno trattamenti fitosanitari, l'attenzione poteva essere diversa, poteva anche essere più superficiale, perché dico sempre, prima c'era questo dire: il vino del contadino, sì, è vero, però il vino di un'azienda seria di oggi, dove c'è un chimico che controlla tutto, è sicuramente, cioè da questa azienda qui esce sicuramente un prodotto più sicuro del famoso vino del contadino, che magari mette il famoso bisolfito, come si fa col sale o la pasta, con la mano, dice,
due manate, cioè, sta cambiando e bisogna guardare avanti. Ecco, sicuramente i fitosanitari hanno un impatto sull'ambiente che è qualcosa di serio e qualcosa che è diventato parte dell'agricoltura di oggi, è diventato parte. Diciamo parallelamente, ovviamente queste sensazioni, queste paure che portano giustamente i prodotti chimici, diciamo fa nascere delle correnti di agricoltura che magari cercano in tutte le maniere di evitare di usare questi prodotti. Cioè, voglio dire, più pesticidi si usano e più aziende, secondo me, ci sono invogliate a non usarli, perché ovviamente se ne vedono gli effetti. Oggi si può analizzare l'acqua dei fiumi in maniera molto più precisa, cioè si riesce a vedere concentrazioni bassissime di prodotti fitosanitari. Prima magari si potevano vedere solo le alte concentrazioni, ora si vede veramente tutto. Prima, qualche anno fa, ora si riesce veramente a vedere che comunque questi prodotti, se usati non correttamente, ce li ritroviamo in tavola, è innegabile. Cioè, l'attenzione ai fitosanitari è una cosa fondamentale. Forse è la priorità quello che ha bisogna dedicare maggiore attenzione, ecco. La primavera è nell'aria, entra prepotente dalle tue finestre e invade ogni stanza, ogni angolo. Si mescola al profumo di caffè nella cucina e altro non puoi fare se non uscire all'aperto, con il naso all'insù. Gli occhi si chiudono per meglio assaporare ciò che non vedono, ma che giunge all'immaginazione, assaggiando i profumi e i rumori intorno. Cinguettii, fruscii, foglie spostate dal vento, stannazzi, tuffi nel cielo, battiti di ali, giocare, rincorrersi, nascondersi, ognuno con il proprio gioco. Sorrisi e visi distesi. Dice: mamma, mamma, con stupore chiede il bambino, cos'è tutta questa meraviglia? Bambino mio, non è una meraviglia, è madre natura, rispettala e sempre così sarà. I miei sogni somigliano a papaveri sparsi, alla bellezza eterna, breve, eterea della primavera. Profumano di sole d'amore. Senti, mi sai spiegare un po' sull'orto? Mi dici qualcosa dell'orto? Quando va preparato? Cosa va fatto? Vedi, proprio mi sono un po' al buio ora. Beh, andrà. Comunque l'orto va preparato di febbraio per fare le semine, poi l'ottaggio. Che ottaggi si semina? Si semina pomodori, le zucche, prezzemolo, basilico, carote, devo dire da orto. Ascolta, e quando sarà pronto? Quanto tempo ci vuole? Per pomodoro, l'ultimo di aprile va messo, tanto come l'ho messo, la zucca uguale, la carota lavora sotto terra, viene più tardi. Per Ravanello lo stesso, il lavoro che lavora sotto la terra viene... Ascolta, è meglio raccoglierlo la mattina presto o la sera? L'ortaggio per vendere si raccoglie la mattina, perché viene più fresco l'ortaggio la mattina. Qualunque ortaggio si coglie, più bella la mattina della sera. Prima facevo l'ortolana anche per casa, ora no, faccio più niente, mi riscordo anche le cose. Io ero contadina, nata contadina, poi mi sono sposata, poi ho fatto l'operaia all'industria, ho lavorato alla floricoltura a Migliarino, 15 anni ci ho lavorato, e alla viticoltura a Cesanello, nella campagna, sì. E ho lavorato a Migliarino, alle garofani e alle rose, c'erano le serre, insomma. 15 anni ci ho lavorato, 15 anni, si partiva, era un po' ma le castelline erano quasi una tantina di persone.
E ora siamo rimaste poi. E sono partite adesso, là. Sono rimasta la più vecchia. E com'è la coltivazione delle serre delle rose? Le coltivatori delle serre, noi si trovavano, noi trovavamo le serre, si andava a potare, si potavano, si insegnava la potatura, si portava via lo sporco e si lasciava il fusto perché butta tanti puntini, invece va lasciato il maggiore. Che può parlare, no, cioè, centrale, noi per esempio le nostre rose non si fanno le rose belle in quella maniera perché se ne lascia tante, invece va lasciato solo un fusto levato, e lì viene due o tre belle rose e fa la frutta. Da noi viene tanta frutta ma non ci viene bella, invece la frutta, anche se c'è un pesco, tante pesche viene levate solo 10, se ne va levato un zio, non zio, non ne resta 5, allora dopo vengono belle, se no tante non vengono belle. E le rose, invece il piantino invece il garofano viene fatto così, viene, non si trovava già nato e veniva trapiantato, poi si impollinava per farlo quello bianco, per farlo rosa, quello rosa per farlo rosso. Allora io sono stata anche a impollinare, andava levato un piccolo pedalo del mezzo al garofano e messo in quell'altro bianco, per esempio se era rosso, allora veniva rizzolato e si impollinava, chiamato pollinato, cioè si viene in quella maniera. Poi lo fanno con le vigne, sì. No? Con la vigna fanno uguale. E si faceva con questi tanti piantini le madre piante, si ricoglievano e si piantavano nelle serre. La gripellite col coltello, giù, vento, sì. E lei ha fatto questo mestiere? Sì. Quindi ha lavorato sulle... A Migliarino come lavorava? Migliarino lavoravo con garofani e con le rose. Mm. A Cesanello si lavorava sulla viticoltura, nel magazzino. Viticoltura? Viticoltura, i maioli sarebbero chiamati, si veniva, che poi venivano tagliati a metraggio 50 cm, 80 cm, 1,20 m. E venivano spediti per la Germania. E poi con quelle facevano le viti, mettevano un po' la vite, insomma, no? Sì. E invece da ragazzino ho fatto la contadina. Dove? La pastora, a Nopola. Dov'è? Verso Nopolino, andando verso la Ribarbella. C'è una curva secca, c'è una casa di sotto, fino a 20 anni sono stata lì. Allora lì ho fatto proprio la campagnola, tutto. Allora frullanato, miete bordano. Ho fatto il formaggio, ho fatto la ricotta, quello che c'era da fare. Faceva anche la pastora? Certo. E com'è la pastorizia? Pastorizia eravamo noi contadini e si fa questo branco di pecore. Il pastore, la vita del pastore, è il momento che la pecora pastora, la mattina si andava dalla pecora. Poi dopo alle 10, anche prima, la pecora metteva nel cerzone, mette la testa in terra e non mangia più. La pepe quando è caldo fa mucchio. E allora dopo andiamo a lavorare la campagna. Allora, ciao Moni. Ciao Daniele. Ciao. Volevo parlare con te della primavera, perché finalmente la primavera è esplosa anche qui a Castellina. Volevo fare delle riflessioni, visto che io lavoro sul corpo, tu sei una mia cliente, e volevo fare due chiacchiere su quello che il corpo cambia e sente in primavera. Quindi volevo chiederti che cosa senti cambiare in questa stagione, che è la stagione proprio dell'esplosione, della rinascita, dei cambiamenti. Come ha detto te, la primavera è un risveglio, senz'altro. Per quanto mi riguarda, quest'anno è molto positivo, mentre l'altro anno a volte è sempre stato un pochino più traumatico, cioè sempre abbastanza nervosa, con l'ansia. Quest'anno direi che è stato più positivo dell'altro anno.
E a primavera secondo me si ha proprio la voglia di spogliarsi, di mettersi a nudo, arriva il caldo, quindi si abbandonano i capelli, le sciarpe, si cambiano i vestiti, i piedi sono a nudo, quindi si espongono molto di più parti del nostro corpo e questo ci fa entrare in una relazione diversa con gli altri. Tu senti quindi che a primavera è più facile anche mettersi in gioco, aprirsi, parlare di sé? Certamente sì, proprio perché, come dicete, ti metti a nudo anche a livello proprio di pelle, di epidermide, quindi stando poi più fuori con le persone, sono giornate più lunghe, riesci anche a avere più modo di parlare e di aprirti senz'altro. Ok, e la primavera è proprio una stagione in cui germoglia, secondo me, quello che durante l'inverno, che è una stagione che si vuole di introspezione, del guardarsi dentro, finalmente può uscire, quindi è un momento in cui il seme, dopo un inverno di raccoglimento e di nutrimento anche, finalmente può germogliare. Tu che cosa sei? Hai sentito che qualcosa in particolare sta germogliando in questa primavera? Sì, proprio riferimento alla prima domanda che mi ha fatto, questa primavera io è molto positiva, è stato proprio un risveglio positivo, forse dovuto anche sicuramente al percorso che abbiamo fatto insieme a te col cranio sacrale, l'altra cara amica che ti mi ha presentato l'aria con i fiori di Bach, devo dire che sono riuscita a affrontare questa primavera e anche le problematiche del mio babbo, della salute, che ha avuto tutto il resto, con molta serenità. Non sono mai entrata in affanno, diciamo, ecco, sono stata abbastanza serena. Quindi si può dire che la primavera è vero che è un risveglio, un cambiamento, ma è proprio un'occasione di lasciare andare quello che possiamo finalmente lasciare andare, quindi ci alleggeriamo non solo come vestiti ma anche dentro, magari facendosi aiutare con degli strumenti o con dei supporti, però è veramente un'occasione di profonda trasformazione. Sì, sicuramente sì, come uscire da un guscio. Grazie, grazie. Passa a te, Daniele. Labbra socchiuse in attesa di un bacio, sembra il boccio di rosa rossa. Vogliosa di carezze, è lì. Mostra la sua bellezza, è spavalda e splendida, a chi la osserva infonde voglia di vita, di rinascita come la primavera.